Invitiamo tutti a prendere posto, così possiamo cominciare. La presentazione che ci vede qui tutti riuniti oggi, in questa atmosfera straordinariamente accogliente, perché siamo tutti qui e siamo tutti molto felici di accogliere Stefano Iossa, che come molti dei presenti sanno è di Napoli ma non vive più a Napoli da un po' perché insegna a Londra. Siamo tutti qui riuniti, dicevo, per parlare, discutere del suo libro La più bella del mondo, perché amare la lingua italiana, un libro pubblicato da Stefano Iossa per Einaudi, che si è già in qualche modo fatto notare attraverso recensioni e note apparse sulla stampa e sul web, tra cui la recensione proprio del professor De Blasi che è qui. Che cos'è questo libro? Io dirò pochissime parole perché, come potete notare, abbiamo degli ospiti e degli amici invitati a parlare di questo libro che saranno sicuramente più capaci di me di parlare, appunto, di parlare di questo libro. Soltanto due parole, così proprio per introdurre il testo. Se posso definire in maniera così brutalmente sintetica questo libro, lo chiamerei un atto d'amore. Un atto d'amore divertente e anche piuttosto divertito, un tributo appassionato nei confronti della lingua italiana, che qui viene definita la più bella del mondo non in competizione con le altre lingue del mondo, ma perché per ogni, come dire, per ogni parlante la propria lingua madre è la lingua più bella. Un amore nei confronti della lingua italiana e, se posso permettermi, un amore corrisposto, perché se c'è una qualità straordinaria di questo libro è proprio la sua leggibilità. È un libro appassionato che appassiona, portandoci dalle vette più alte della letterarietà della lingua italiana fino a, come dire, accompagnarci anche nelle disavventure della nostra lingua, nelle disavventure più recenti. Uno dei passi di questo libro che mi è interessato di più per un po' la mia formazione è proprio, per esempio, come dire, sono le pagine dedicate al fenomeno dell'anglicizzazione compulsiva della lingua italiana, cioè l'inserimento, l'inclusione di parole di origine inglese come supportare, che fino alla prima metà del secolo, dice bene Stefano Iossa, significava sostenere fisicamente qualcuno, mentre adesso support significa anche sostenere moralmente qualcuno. Un po' come support si usa in inglese, per esempio, per supportare la propria squadra. Quindi ci conduce attraverso queste, io le chiamo disavventure, quindi in qualche modo già esponendomi sul mio giudizio su questa faccenda. Ma è interessante come Stefano Iossa, a proposito di questa questione, si spinga un po' più in avanti, non soltanto nella denuncia che da più parti spesso si sente, appunto, di questo fenomeno di anglicizzazione della lingua italiana, ma ci mostra un percorso che ho trovato molto divertente, cioè di come la lingua inglese spesso e volentieri, e anzi sempre più spesso e volentieri, accoglie delle parole italiane di cui perde in qualche modo la matrice latina, l'origine, al punto che forse, dice con una battuta Stefano Iossa, a un certo punto gli inglesi dovranno studiare l'italiano per rendersi conto del significato di alcune delle parole che hanno importato. In questo cortocircuito, che, come dire, è quasi un circolo vizioso, come dire, fin troppo ottimista per certi versi, come dire, ho trovato, come dire, già in questo passo un esempio del metodo
con cui si sviluppa questo testo, che non è soltanto una panoramica, un resoconto delle bellezze della lingua italiana, ma è anche un attraversamento delle sue fortune e sfortune, che fa di questo testo, tra l'altro scritto in maniera davvero molto molto piacevole, un testo la cui lettura può essere consigliata davvero davvero a chiunque. Queste erano le pochissime parole con cui volevo introdurvi all'atmosfera di questa presentazione prima di lasciare la parola alle tre persone che sono state invitate a presentare questo libro. La prima sarà l'assessore Anna Maria Palmieri, che qui investe di professoressa e di amica di Stefano Iossa, il professore Nicola De Blasi, che insegna storia della lingua alla Federico II e che si è già esposto su questo libro con una recensione, e poi il professor Matteo Palumbo, che non ha bisogno di presentazioni. Cedo subito la parola ad Anna Maria Palmieri. Prego. Allora, buonasera a tutti e naturalmente grazie a Stefano, grazie di avermi voluto alla presentazione del suo libro, anche perché devo dire che è stata un'ottima opportunità per rivederlo dopo tanto tempo, e ci tenevo veramente tanto. Io con Stefano ho avuto un rapporto sin dall'inizio competitivo, nel senso che noi ci siamo conosciuti mentre gareggiavamo per la sede da vincitori del concorso per le scuole, e devo dire che ci siamo poi successivamente sempre rincontrati scherzosamente, ricordandoci di questo momento in cui naturalmente ci siamo conosciuti e piaciuti, e contemporaneamente confrontati subito su un terreno di parità, sia delle passioni che dello scontro. Quindi io quando Stefano ha presentato quel bellissimo libro, che pure si caratterizzava, di cui adesso mi sfugge il titolo, quello stupendo che presentammo al CIDI, aiutami. Sono tutti stupendi. L'Italia letteraria, in cui lui già cominciava a confrontare moderno e antico a partire dal suo particolare metodo di scrittura. Io ricordo che già in quell'occasione mi resi conto che quello era il modo in cui bisognava parlare della letteratura e della lingua italiana. Me ne resi conto all'epoca, glielo dissi, perché è l'unico modo, secondo me, in cui si può parlarne, cioè evitando di un discorso così vivace come quello di Stefano un discorso che può sembrare accademico o eccessivamente libresco. E infatti la prima cosa che incuriosisce del libro di Stefano è proprio il fatto che lui non neghi immediatamente l'assunto. Perché amare la letteratura italiana, se capovolge il titolo, perché la più bella del mondo? E allora ti interroghi da lettore immediatamente nel leggerlo su quali siano stati gli scopi di questo libro, perché altrimenti, sembra tutto troppo facile. Apriamo il libro, amiamo la lingua italiana perché è la più bella del mondo. Qual è lo scopo? La bellezza della lingua, come vive il latino di Gardini, come la lingua geniale di Marco Longo, cioè un saggio nel quale si celebrano le capacità di questa lingua di uscire fuori da sé ed essere quindi uno strumento per educare. In verità questa potrebbe essere una delle motivazioni, ed è la prima che tu dai per scontata aprendo il testo, però devo dire che subito ti accorgi, dopo un incipit estremamente semplice, che c'è molto di più in questo libro, c'è molto più spessore di un saggio elogiativo come quelli che appunto ho appena citato, che poi giustamente io come madre regalo a mio figlio sperando che li legga per studiare latino e greco, ma devo dire ottenendo scarsissimi risultati. C'è molto di più, perché in realtà i livelli di analisi sono un po' più complessi. E per cui, per spiegare
qual è l'impressione che ho ricevuto? È quello di aver messo all'interno di questo libro veramente livelli di analisi che mi consentono di parlare di un ibridismo metodologico. Mi vengono in mente due cose, due ragioni. La prima è quello che Stefano dice alla fine. Giuro che non sono arrivata direttamente alle conclusioni come con i gialli, no? Leggo l'inizio, leggo la fine e capisco tutto. Però alla fine del libro Stefano dice una cosa che è estremamente rivelatrice. Il privilegio dell'insegnante di italiano. Lui parla del privilegio dell'insegnante di italiano e non parla del privilegio dell'insegnante di italiano all'università di letteratura italiana o di lingua italiana, lui parla del privilegio dell'insegnante di italiano di liceo, che è quello che ha la materia composita, che ha una materia, non una disciplina da insegnare, e che quindi, come scrive Stefano, è quello nelle cui ore di lavoro, nelle cui ore di lezione, nelle cui ore con gli studenti si riflette sui casi del mondo. Si riflette su tutto, si parla della guerra, si parla dei problemi sociali, si parla dei problemi politici. Ora Stefano spiega chiaramente che ci sono due ragioni per questo privilegio dell'insegnante di italiano. La prima è estrinseca, è il fatto che l'insegnante di italiano è quello che ha più ore in una classe e quindi probabilmente si pensa che abbia più tempo da dedicare ad altro oltre che allo studio. La seconda invece, Stefano dice, è intrinseca. Lingua e letteratura sono il catalizzatore dell'intera esperienza di conoscenza e di pensiero perché tutto diventa lingua. Ed ecco che il discorso si fa immediatamente più complesso. Lingua e comunità si identificano e l'uso della lingua non può che nascere da una consapevolezza della lingua. Ben altra cosa di un manuale per dire guardate che bello, guardate com'è bella. Nessun presupposto estetizzante, un discorso che va molto nel profondo. E allora mi viene in mente, ti viene subito in mente, che c'è un secondo elemento che spiega questa ricchezza di discorsi, di livelli di analisi, dall'analisi retorica a quella stilistica, a quella sociolinguistica, a quella che fa incursioni nel contemporaneo. E la seconda spiegazione è che Stefano, qui non bisogna essere dei suoi biografi per saperlo, Stefano insegna lingua, letteratura e cultura italiana in un altro paese. Cosa che fa, come dire, nel suo libro, quello che lui fa nel suo libro è probabilmente fortemente legato a quello che nel suo fare quotidiano è un effetto di straniamento, cioè dover spiegare, dover parlare, dover discutere di lingua, letteratura e cultura italiana con chi i contesti in cui quella letteratura e quella cultura è nata non li ha vissuti, non li vive, non li conosce, non ce li ha come background, non ha fatto anni e anni di scuola in Italia, fissandosi nei presupposti e nei suoi saldi caratteri, diciamo, scolastici o scolasticheggianti. E allora ecco che, tornando alla scuola, Stefano dice che, citando Tullio De Mauro, che l'italiano è una lingua che è bella innanzitutto perché è nata dalla letteratura. Una delle prime affermazioni. È una lingua inventata. E il luogo di questa invenzione è la scuola, il luogo in cui approcciamo questa invenzione è la scuola. Qui resti un attimo sorpreso perché dice no, un momento, forse questo valeva tanto tempo fa, adesso il luogo in cui si approccia questa invenzione è la TV, forse il luogo in cui si approccia questa invenzione è la radio, i media, tutti immaginiamo che oggi purtroppo, lo dico da insegnante, purtroppo non è la scuola il luogo principe in cui si apprende l'italiano, però capisci perché Stefano dice così nel momento in cui rifletti sul fatto che tutta la prima parte del libro è dedicata a fortemente, prevalentemente all'interesse forte per il testo scritto. Ed è vero che la lingua inventata, diciamo, la lingua letteraria, la incontri a scuola e la incontri attraverso un approccio molto forte con il testo scritto. E questo apre una prima parte del libro che va via come l'acqua, cioè
non riesce a smettere di leggerla, nelle definizioni che te ne dà, negli stimoli di pensiero. La lingua italiana diventa lingua inventata, come lingua varia e plastica da Dante in poi, lingua di corte e per questo codificata da Petrarca Bembo, lingua artificiale, cioè fatta d'arte. Questa è una cosa molto divertente, quando dice agli studenti che la lingua italiana è una lingua artificiale, si dicono: ma questa, scusami, perché cioè, proprio non gli piace quello che fa, e poi invece glielo spieghi, e Stefano lo spiega 100 volte meglio di quanto io non faccia di solito, perché insiste sul fatto che per esempio essa è aristocratica e democratica al tempo stesso, perché la certezza della regola apre lo spazio per, nella codificazione, per poterla apprendere tutti. Lingua non spontanea, ed è molto divertente l'incursione sulla sconfitta manzoniana. Lingua da difendere sul piano estetico per la sua espressività da quella medietà che diventa mediocrità, come pensava Pasolini e come sembra volerci dire Stefano nella parte finale di questo primo passaggio. Però sei solo all'inizio, sei solo all'inizio del libro. La seconda bella scoperta che fai dopo essere entrato, diciamo, in questa ricchezza, proprio in questo turbinio di definizioni, è che lui ci parla della lingua attraverso continue incursioni nella contemporaneità. E in questo, anche in questo, devo dire, non è una cosa che non capita di leggere, non è una cosa che la critica non abbia fatto prima di lui, non è una novità metodologica, la combinatoria linguistica e culturale presente nella canzone, no? Da quella più colta e postmoderna di Battiato a quella più popolare dei rapper contemporanei. Anzi, dirò che è un metodo che io spesso e volentieri utilizzo anche a lezione per impedire agli studenti, con un metodo efficace e ritroso, per impedire agli studenti di pensare che gli stai parlando dei dinosauri, che è un tema che ogni tanto, spesso e volentieri, noi ci poniamo come insegnanti di letteratura, per difendere la nostra lingua letteraria da chi se ne sente schiacciato come da un peso che non è in grado di comprendere. Ma la parte più curiosa a questo punto è che tutte queste incursioni volgono a definire ancora una volta, con una velocità e con una rapidità infinita, i tratti fondamentali. Da una parte, dice Stefano, sul piano fonico la nostra lingua è il trionfo della rima, sentita nella sua essenzialità e colta come essenziale da tutti i lettori e gli chansonnier, da tutti coloro che la frequentano, indipendentemente dal livello di cultura che ha. Dall'altro, secondo aspetto su cui insiste moltissimo e dedica ampissimo spazio, il carattere di altissima densità metaforica del linguaggio, della lingua italiana. Qui devo dire, ho avuto qualche difficoltà, lo confesso. Lingua di cose, lingua di parole, io insomma sono sempre un po' polemica su questa contrapposizione, ma devo dire mi confronto spesso proprio con gli studenti, ma in questo... Però con un notevole scatto di intelligenza Stefano mette insieme in questa discussione sulla lingua di cose e lingua di parole diversi percorsi interpretativi. Da un lato, per esempio nella metafora, lui sottolinea la componente connotativa del mistero, la metafora è quella che apre e evoca il mistero, e dall'altra contemporaneamente, e in apparenza in contrasto, dice che la metafora è quella che più di ogni altro chiarisce il senso del pensiero. E tu passi dall'una all'altra lettura di questa densità metaforica scorrendo il testo, senza entrare per un attimo in crisi sul fatto che le due cose all'apparenza sono l'una il contrario dell'altra, e mistero e chiarezza e precisione o evocazione dell'infinito. Più difensiva, lo dico ma non vuole essere una critica, lo dico perché capisco anche perché, è la seconda parte del libro, quella dove la lettura apre, diciamo, alla sociolinguistica.
L'ho trovata più difensiva perché, perché della produzione più vicina al parlato, Stefano diciamo parla, scrive in modo piuttosto variegato. Pone la questione della lingua corretta versus la lingua della comunicazione, giocando sui politici contemporanei e sulla loro vera o presunta ignoranza. Pone la questione della difesa della complessità, cioè del peso della nostra lingua tanto intrisa di latino e greco rispetto ad altre lingue, no? È una lingua che pesa. Pone la questione delle interferenze e del rapporto diafasico tra lingue e contesti o diastratico tra lingue e collocazioni sociali. Lui, diciamo, ho l'impressione che giochi su più tavoli, ho proprio questa sensazione. E fino ad arrivare poi alle conclusioni, e qui giuro che è anche la mia conclusione, perché forse mi sono dilungata troppo, c'è un capitolo che suona come un divertissement, per cui non ne parlo perché penso che sia quella cosa che tu devi vedere in diretta, devi leggere in diretta. Arriviamo al nocciolo della sfida, che io ho colto come una sfida agli studenti. Io ho sentito come una sfida agli studenti. La bellezza di una lingua dipende in gran parte dalla sua capacità di generare altri significati al di là della mera sequenza delle parole nella frase. Questo scrive Stefano. L'importanza di usare la lingua in tutta la sua ricchezza coniuga capacità linguistica, padronanza linguistica e senso critico. Cioè è quello che ti consente di comprendere le moltissime accezioni di un termine. Molto bello l'esempio del populismo, che è un termine volutamente ambiguo e che può essere usato in mille modi e in mille accezioni. È inutile dire perché io mi ci sia appuntata. Ma nella possibilità che ti dà la lingua multistratica di ricostruire la genesi, di riconoscere cosa c'è alla base di certe identificazioni, di mettere in discussione anche il modo in cui la lingua è stata vista dalle altre culture, lingua dell'immaginazione, lingua della fantasia, eccetera, eccetera. Beh, Stefano conclude dicendo che nella lingua c'è il nostro patrimonio di concetti. Ed è come se la sfida della superficialità, che era nel titolo, perché amare la lingua italiana perché è la più bella del mondo, si conclude invece con un investimento etico e di responsabilità da parte di chiunque usi o insegni lingua e letteratura italiana. Grazie. Ringraziamo moltissimo Anna Maria Palmieri per questo punto di vista sulla scuola e dalla scuola, che è un aspetto a cui Stefano tiene molto. Sì. E passiamo subito la parola a professor Nicola De Blasi. Grazie. Io ho preso questo libro di Stefano Iosso alcuni mesi fa perché ero stato incuriosito dal titolo. Non che mi illudessi che, diciamo, che l'argomento fosse quello di una bella attrice, quindi vedere poi di chi fosse questa più bella, ma mi è piaciuto l'accostamento tra la bellezza e l'amore, che in effetti riporta un po' davvero alle origini costitutive della fortuna dell'italiano, cioè l'abbinamento tra la lingua e l'amore è affermato già da Dante nel Convivio, quando dice il perfettissimo amore che deve verso la lingua, perché dalla lingua è nato, diciamo, in qualche modo dalla lingua è nato lo stesso Dante, perché la lingua ha contribuito al congiungimento dei suoi genitori. Quindi in qualche modo già Dante, in questa prima dichiarazione d'amore verso l'italiano, va al cuore del problema, cioè l'identificazione tra il parlante, anche se un parlante speciale come Dante,
e la propria lingua. Non può non esserci rapporto d'amore, e d'altra parte, se poi pensiamo a tutte le possibili qualifiche date alla lingua madre, è chiaro che come di madre, anche di lingua, in un certo senso, di lingua materna, di lingua nativa, ce n'è una sola, quindi l'impostazione di questo libro risulta immediatamente indovinata, perché tocca delle corde che arrivano poi, come ha chiarito Anna Maria Palmieri, arrivano a una costruzione, a un'argomentazione razionale, però possiamo dire colpiscono subito il cuore del problema, ma anche in un certo senso il cuore del lettore. E quindi se ci si accosta a questo libro in un certo modo, appunto di disposizione favorevole verso l'italiano, il successo, possiamo dire, anche l'effetto di persuasione sul lettore è assicurato. Fatto sta che l'italiano, e questo è un po' il paradosso, l'italiano così bello, l'italiano così amato, ha ancora bisogno di essere difeso. Questo è un po' l'aspetto strano, singolare, che viene fuori da questo libro. Diciamo, di questo libro non ci sarebbe bisogno se noi in Italia avessimo un rapporto equilibrato, consapevole e profondo con la nostra lingua. Tutto sommato però non ci sarebbe neanche bisogno di una cattedra come la mia, allora vabbè, diciamo, ci accontentiamo, così almeno abbiamo un ruolo e una funzione da svolgere. E, però, diciamo, a parte lo scherzo, questo libro ci richiama a una maggiore attenzione, e allora viene in mente, appunto, a proposito di amore, che già forse 10-12 anni fa Gianluigi Beccaria ha intitolato un suo libro Per difesa e per amore. Quindi già Beccaria aveva messo insieme l'amore, non ancora la bellezza, ma la difesa. Una difesa che, diciamo, il miglior attacco è la difesa, come sappiamo. E quindi si va su una linea che è già tracciata, che tra l'altro Stefano Iosso individua, diciamo, l'inizio di questa linea con l'idioma gentile di Amicis, che in un certo senso è forse il primo libro che mette al centro l'attrattività dell'italiano in questa dimensione anche didattico-pubblicistica, per così dire. E poi il richiamo alla bellezza, siccome, diciamo, io lo interpreto anche in rapporto ai tempi, in un'epoca in cui spesso, appunto, gli appelli alla ragione vengono in qualche modo sminuiti, diciamo che questo titolo prende in contropiede, così come può essere accaduto appunto per il titolo del film di Sorrentino La grande bellezza, perché tutto ciò che può essere sostenuto da un'argomentazione razionale rischia di essere svalutato. Allora sembra quasi che Stefano Iossa giochi in contropiede, e, dicendo, va bene, le argomentazioni razionali possono essere messe in discussione, allora parliamo della bellezza. Cioè, ecco, quindi il richiamo al sentimento, all'emotività come carta vincente per catturare il lettore. Però, come giustamente ha visto Anna Maria Palmieri, insomma, c'è molto altro nel libro, non c'è soltanto questa persuasione seducente del titolo. È un libro in cui viene tracciata, diciamo, la mappa, possiamo dire quasi la mappa genetica dell'italiano, che nasce con questo... con questa incredibile impronta letteraria. È l'unica letteratura romanza che in qualche modo comincia subito con risultati, subito, quasi subito, con risultati altissimi. E quindi
i modelli sembrano quasi nascere, non dico dal nulla, ma nascere in italiano già con una con risultati maturi che semmai in altre letterature hanno richiesto un tempo maggiore di elaborazione. In realtà non è dal nulla, perché sappiamo che c'è alle spalle tutta la tradizione latina che favorisce anche questo scatto iniziale imprevedibile, e di questo aspetto bisogna tenere conto. Quindi io vedrei questo libro anche come una specie di spiegazione, in qualche modo una risposta a una domanda banale: a che cosa serve l'italiano? Ecco, a questa domanda sono date diverse risposte in questo libro. Serve innanzitutto perché attraverso l'italiano ci accostiamo a una letteratura altissima che poi è diventata modello, ed è diventata anche modello linguistico. E in questo senso il primo capitolo è un po' una sintesi da un lato della storia della lingua italiana, dall'altro della questione della lingua, con la sottolineatura di questi tre eccezionali personaggi, possiamo dire i tre amici geniali dell'italiano, cioè Dante, Bembo e Manzoni, a cui Stefano Iossa dedica quasi dei medaglioni, delle sintesi. E io penso che siano sintesi efficaci anche per chi dovesse leggere per la prima volta trattazioni di questo tipo. Quindi sono sintesi che richiamano l'attenzione sul ruolo di questi tre autori. Diciamo, Dante che ricerca l'unicità del volgare, ma anche la novità, cioè Dante che vuole superare il latino, Bembo che fa una scoperta geniale, cioè rende l'italiano lingua dei classici e quindi la predispone, come dire, la candida a nuovo latino, perché quindi in qualche modo realizza l'obiettivo dantesco, perché spostando l'attenzione dalla contemporaneità alla lingua degli antichi presenta già ai suoi contemporanei, ai letterati, appunto una lingua matura per una letteratura alta. Da un lato, e qui è molto felice l'immagine che dà Stefano Iossa, da un lato sembra una scelta aristocratica, radical chic diremmo oggi, cioè fatta solo per chi praticava un certo tipo di letteratura, invece una scelta democratica, cioè si scopre che questo italiano in fondo è stato progressivamente sostenuto, ecco, supportato possiamo dire, da Dante, Bembo e Manzoni, in vista di un progressivo ampliamento degli utenti, perché a pensarci bene, insomma, Dante scrive in volgare perché vuole dare a tutti quella cultura che altrimenti sarebbe per pochi se fosse solo in latino. Bembo anche, questo lo spiega bene Iossa, appunto fa una scelta di democrazia, e ancora di più, come dire, la cosa è ancora più evidente con Manzoni, che appunto prospetta il modello di una lingua parlata, tuttavia sempre in ambito letterario, e quindi è interessante vedere come questa dialettica tra lingua e letteratura, insomma, accompagna tutta la storia culturale, la nostra storia culturale. Ora, Dante, Manzoni e Bembo, in effetti, contribuiscono a superare delle contrapposizioni, dei dualismi, quindi sono personaggi che lavorano a favore dell'armonia.
e quindi costruiscono la fortuna dell'italiano. Ora, tutta questa storia, in fondo anche questa ricostruzione appunto dell'italiano, inventato sì, ma poi si spiega bene che inventato non significa che sia inventato dal nulla, insomma è inventato un processo di formalizzazione a partire dall'esistente, questa lingua serve a vantaggio di tutti, ecco, per rispondere a che cosa serve l'italiano. Ed è una lingua a cui gli italiani si avvicinano spontaneamente, sia dopo Dante, sia dopo Bembo. Con Manzoni è vero, la scuola propone l'italiano e qui interviene, diciamo, una prima riflessione di attualità. Cosa pensiamo noi normalmente della storia dell'italiano? In effetti, noi sappiamo che la cultura linguistica degli italiani è povera, ma in genere pensiamo che si tratti di una povertà connessa alla ridotta conoscenza delle altre lingue, oppure talvolta diciamo anche povertà linguistica nel senso che gli italiani non conoscono nemmeno la grammatica italiana, ma sappiamo che poi il discorso è più sfumato. In realtà la povertà, come dire, è anche nella scarsa conoscenza della storia dell'italiano. E quindi noi non sappiamo in effetti come, diciamo, l'italiano medio in fondo ha un'idea molto vaga della storia e della fortuna dell'italiano, tanto che frequentemente, anche di adesso, insomma, in questo periodo, si sente quasi recriminare per il fatto che l'italiano è stato proposto nelle scuole quasi come se si fosse trattato appunto di una imposizione autoritaria dall'alto, quasi contro la volontà dei poveri parlanti. In realtà però l'italiano è arrivato nelle scuole dopo parecchi secoli di attesa, diciamo. L'italiano è stato insegnato tardi nelle scuole, diciamo da fine Seicento in poi. Prima l'unica lingua insegnata era il latino. E l'italiano allora adesso deve essere difeso, deve essere anche difeso da coloro che lo vedono come lingua, in qualche modo, lingua di autorità. E anche in questo periodo, anche come lingua, diciamo, un po' viene fuori dal riferimento alla situazione contemporanea, anche come lingua di un'elite, possiamo dire. E quindi c'è a un certo punto una riflessione importante proprio a proposito della realtà politica contemporanea, e qui mi vorrei fermare un attimo. Stefano Iossa parla di una contrapposizione che nella storia culturale italiana ha sempre visto, diciamo, l'opposizione tra cultura di scuola e cultura della strada. Una contrapposizione, dice l'autore, superata nel XX secolo, ma possiamo dire ritornata in auge nel XXI. Prepotentemente tornata in auge questa contrapposizione tra cultura della strada e cultura di scuola, se pensiamo che la strada in qualche modo ha assunto anche le forme del web, della rete, quindi cultura della strada, cultura della rete contro la cultura della scuola. E in fondo, come già ho alluso un paio di volte, è la contrapposizione tra il popolo e l'elite, il popolo che in passato veniva visto come il principale destinatario di questo italiano, sia per Dante sia per Manzoni, ma come chiarisce bene Stefano anche per Bembo. Il popolo quindi era quello che maggiormente avrebbe tratto beneficio da questa conoscenza dell'italiano. Adesso invece sembra arroccarsi
su posizioni contrapposte rispetto alla cultura dell'elite. E qui io trovo molto indovinate le riflessioni su un certo atteggiamento, un certo rapporto con l'italiano da parte di alcuni esponenti politici. Si parla per esempio dei congiuntivi sbagliati. In realtà il problema non è tanto il congiuntivo sbagliato, oppure questa è un po' la prospettiva appunto dei puristi del web che vanno alla caccia dell'errore, però di fatto poi non sempre sono capaci di individuare veramente quali sono gli errori. L'errore principale, che possiamo dire la principale ingiustizia che si commette verso l'italiano, è l'incapacità della costruzione del pensiero, e questo lo dice bene l'autore, insomma, riprendendo la famosa battuta del film di Nanni Moretti, insomma, se uno parla male vuol dire che pensa male, e il parlar male non si vede soltanto nel congiuntivo, si vede anche nella pochezza dell'argomentazione. Questo vale appunto a tutti i livelli della vita sociale, quindi l'italiano serve anche, per così dire, riprendendo anche una delle raccomandazioni di De Amicis, insomma, l'italiano serve anche a saper stare in società e ad avere qualcosa da mostrare in vista di, diciamo, come insegnamento per una compiuta cittadinanza, possiamo dire. Proprio il mese scorso si è svolta a Roma una tavola rotonda sull'italiano e la cittadinanza. Allora, parafrasando una formula ormai famosa, possiamo dire che quello che manca a molti italiani è il lessico di cittadinanza. È questo che dovremmo, diciamo, per questo dovremmo batterci. A me in tempi recenti è capitato di osservare quanto sia ormai impopolare il significato di prodigo. Prodigo viene correntemente inteso nel significato di colui che torna, cioè in quanto il figliolo prodigo ritorna, l'idea corrente è che per chi conosce, diciamo, per chi pensa di conoscere il significato della parola, il significato, la prima risposta che viene in mente è colui che torna. Mi è capitato anche di trovare in una traduzione, in un libro tradotto dallo spagnolo, il gatto prodigo, che era il gatto che era appena tornato. Gli altri non si pongono proprio il problema di cosa possa significare. Allora, in questa situazione, Iossa fa bene a sottolineare l'atteggiamento di alcuni politici che, per accostarsi al popolo, mostrano anche una certa trascuratezza linguistica per avvicinarsi, per essere come gli altri, così come sono come gli altri quelli che non riescono nemmeno a farsi il nodo alla cravatta la mattina, oppure che non riescono nemmeno a comprare una cravatta o a tenerla nell'armadio, nonostante abbiano cariche di tutto sommato che li mettono a confronto con il mondo. Che qui siamo senza cravatta non succede niente, ma insomma, ma in un contesto formale, tutto sommato, in una, diciamo, non guasterebbe. Allora, perché così significa, io stamattina non ho avuto il tempo di pensare a cose futili come farmi il nodo alla cravatta, perché sono un uomo d'azione, e allo stesso modo non posso pensare a come si parla bene in italiano, questo anche lo dice. Lo dice Stefano Iossa, appunto, perché queste sono cose futili per chi ha tempo da perdere. Io non ho tempo da perdere, e qui viene in mente una delle spiegazioni che, diciamo, che dà De Amicis. Immagina vari personaggi che gli dicono perché non hanno interesse per il buon italiano. Uno di questi dice: io non posso preoccuparmi del buon italiano perché sono un uomo d'affari, e quindi non ho tempo da perdere. Qui De Amicis dice: sì, sei un uomo d'affari,
però ti capiterà il giorno in cui non sarai più in grado nemmeno di spiegare una cosa a tuo figlio, perché tuo figlio, che nel frattempo avrà studiato fino a 13-14 anni, ne saprà più di te. E quindi anche questo, vedete, nella dimensione familiare De Amicis cerca di puntare sull'orgoglio dei cittadini. Allora, il politico che finge di trascurare l'italiano o veramente non lo conosce, non sappiamo poi quale sia la spiegazione peggiore, in effetti finge di essere del popolo, come appunto chi non usa la camicia o chi non usa la cravatta, però di fatto afferma la sua differenza rispetto al popolo, perché il popolo vero poi ha bisogno di presentarsi bene nella vita quotidiana, come tutti noi che abbiamo bisogno anche di acquisire credito per come ci presentiamo e per come sembriamo e per essere, come dire, anche per usare bene, in quanto usiamo bene le nostre parole siamo apprezzati. Invece chi non cura questi aspetti è perché sa che tanto finge di essere popolo, ma detiene il potere, esercita il potere e si sente diverso dagli altri, che sono, diciamo, la gente comune, che non ha nulla a che vedere con loro. Quindi, ecco, c'è poi un'altra bella riflessione, e qui si vede come Stefano Iossa ha la capacità di osservare il particolare, che sia la canzone di Battiato o il Festival di Sanremo, per poi trarre riflessioni generali. E anche l'episodio del ragazzo accoltellato a Via Foria dà luogo a una bella analisi, direi, socioculturale, non solo sociolinguistica, perché si vede il diverso atteggiamento delle madri, una professoressa, l'altra no, ma insomma ognuno ha il suo profilo e questo è un dato di fatto. Però l'analisi di Stefano Iossa non va sulle due signore contrapposte, madri comunque in difficoltà in un certo modo, ma osserva l'atteggiamento dei commentatori verso le due madri e in un certo senso anche la cattiva coscienza di chi in un modo o nell'altro, anche con l'apparenza di voler difenderle tutte e due, di voler difendere queste, mostrano in un modo o nell'altro che poi la persona che ha bisogno di più di essere difesa è quella che parla bene, perché quella che parla bene in un certo senso svela il suo privilegio, quasi come se fosse una colpa. E quindi ecco, qui la sottigliezza dell'analisi diventa inquietante, perché ci mette di fronte appunto anche alle contraddizioni del nostro tempo un po' particolare. Allora, come amiamo amare la lingua significa anche amare la buona argomentazione oltre alla buona letteratura. Io non tocco gli aspetti letterari perché immagino che siano territorio del professore Matteo Palumbo, ma è chiaro che nel discorso generale, ecco, la capacità di osservare il dettaglio e di costruire discorsi generali risalta poi a proposito della metafora, della rima e degli aspetti su. Un errore però lo devo sottolineare, perché come storico del lessico, a un certo punto si dice della deformazione, per cui, ecco, pagina 130, no, no, nulla di, è un errore scherzoso, insomma. Si parla di una squadra di calcio fondata nell'autunno del 1897 da un gruppo di ragazzi del liceo classico Massimo D'Anseglio di Torino, che si riunivano in via Fort vicino alla scuola, eccetera. Il nome di questa squadra di calcio, dice Iossa, è stato a Napoli, al punto che a Napoli è stato di recente coniato il neologismo
Rubentus, che allude a presunti furti calcistici, eccetera. Ma è anche una reazione a un nome proprio, a un nome percepito come snob. In realtà, però, io non sono d'accordo sul fatto che la reazione nasca dal nome percepito come snob, ma diciamo una deformazione parodica sicuramente. Però posso dare le prove che non è nato a Napoli, ecco, quindi questa è l'unica, perché l'ho trovato già nel 2006 a Firenze, in un libro di Oliviero Bea e Andrea Di Caro, Indagine sul calcio, si parla del modo dei tifosi fiorentini che etichettano così questa squadra, come si dice a Napoli, con le maglie non colorate, questo si dice, è napoletano. Credo che poi anche a Milano gli interisti, insomma, abbiano dato manforte a proposito degli scudetti, eccetera. Ma insomma, questo è veramente, come dire, il modo per sottolineare che di questo libro davvero si apprezza tutto, tranne che per trovare una cosa che non va bisogna andare proprio a raschiare il fondo del barile. Parole e cose, Juventus. Parole e cose, vabbè, altri problemi. Ringraziamo il professor De Blasi che ci ha scagionati dall'aver coniato questo termine e anche per aver sottolineato le implicazioni più urgenti delle riflessioni di Iossa. E cediamo subito la parola a Matteo Palumbo. Posso? Sì. Questo è mio. No, con la sua classe sublime, il professore Nicola De Blasi ci ha ricordato che fra 2 ore c'è la partita del Napoli, l'ha detto in questa maniera in diretta, così siamo tutti un po' più vigili e un po' più pronti. Io parlo come ultimo, dunque avete visto che i temi che questo libro mette in gioco sono molti e io proverò a seguirne qualcuno. Seguirne qualcuno ripartendo anch'io dal titolo. Perché il titolo è una questione e sembra perfino un titolo politicamente scorretto. Come si fa a dire la più bella del mondo? Oltretutto è un superlativo relativo e quindi significa più bella rispetto a. Per la verità, poi nel primo rigo subito, Stefano è attento a dire attenzione, è una esagerazione perché per ognuno, per chi la parla, ognuno ritiene che la sua sia la lingua bella, sia una lingua bella. Ma le questioni sono ancora, come dire, anticipate e poste con le due citazioni che Stefano molto opportunamente ha messo all'inizio del libro. E sono anche qui importanti perché sono di un grande filosofo del linguaggio come Wittgenstein e di una straordinaria educatrice come Maria Montessori. E questo mi sembra importante anche per provare a capire quale sarà il nesso e in che modo noi potremo seguire questo libro e secondo quale prospettiva, ricordando anche quello che Anna Maria Palmieri ha detto all'inizio del suo intervento. La prima frase di Wittgenstein è importante. I limiti del mio linguaggio significano i limiti del mio mondo. Dunque, linguaggio e mondo sono in un rapporto strettissimo. Se io voglio mostrare il mondo, devo saperlo dire, devo saperlo raccontare. E dunque, se dicessimo che l'italiano è la più bella lingua del mondo, significa che gli italiani sanno pensare meglio e credo che Stefano sarebbe lontanissimo dal sottoscrivere una cosa del genere. Quindi il punto è, linguaggio e mondo, linguaggio e realtà sono strettamente connessi, saper parlare, avere una possibilità di usare le parole con saggezza, intelligenza, duttilità, significa avere la capacità di rappresentare il mondo. Seconda cosa, lo sviluppo della lingua fa parte dello sviluppo della personalità, poiché le parole sono il mezzo naturale per esprimere il pensiero e stabilire la comprensione fra gli uomini. Vedete, esprimere il pensiero e stabilire la comprensione degli uomini. Quindi siamo su un piano che non è un piano di una difesa nazionalista di una lingua. La questione è molto più, se volete, alta, perché si tratta di difendere la capacità di usare bene, al meglio delle sue forze e delle sue virtualità, una lingua.
E quindi allora si tratta di capire come noi possiamo amare la lingua italiana. Oltretutto, molto giustamente, verso la fine del suo libro, Stefano riprende una delle frasi che è alla base della cultura moderna, il cogito ergo sum di Cartesio, che però lui giustamente traduce loquor ergo sum. Dunque, io esisto perché parlo, perché riesco a tradurre in parole, a organizzare in parole ogni cosa. Come si fa allora a amare la lingua italiana? Come si fa a capire quanto sia bella? Ci vuole un intellettuale che per mestiere fa molte cose, ci vuole uno che abbia un possesso, una conoscenza della storia della letteratura, che sia capace di attraversare i linguaggi della storia della letteratura, sia capace di attraversare i linguaggi comuni da quelli delle canzoni. Tutti siamo rimasti allibiti davanti alla perizia con cui Stefano interpreta Cuccuru Cucù Paloma, che per noi era una canzone di un certo successo, ma che non sembrava aver bisogno di tale acume. E invece poi, quando leggiamo, siamo divertiti, incuriositi e in fondo colpiti da quanta ricchezza e quanta bellezza ci potesse essere in Cucurucù Paloma. Quindi può attraversare la storia della letteratura, giocare con le parole in tutti i modi, dai lipogrammi di Gianni Micheloni a Gozzano, a Montale, a Sanguinetti e Valduga, fino al rap, analizzato appunto come un testo assolutamente importante. Far tutto questo è perché tutto questo permette di capire come sono state usate le risorse della lingua, come si possono amare e soprattutto come si può godere di questa ricchezza. Come si può godere? C'è una frase di Gadda, che Gadda lo riprenderò subito perché insieme con Pasolini è stato uno degli avversari moderni della lingua d'uso. Se per lingua d'uso intendiamo una lingua, come dire, banale, scolorita, semplice, e Gadda parlava di amoroso praticare l'idioma. Ecco, si tratta di questo. Si tratta di un amoroso praticare l'idioma necessario, perché la ricchezza, la bellezza, la forza della lingua italiana come lingua, come meccanismi produttori di senso, come questa bellezza appunto entri in gioco. Vi cito però un'altra frase sempre di Gadda, che è una frase cruciale perché prova a far capire anche perché noi da questo punto di vista possiamo e forse dobbiamo essere, come dire, sofisticati e ingordi diverso alla ricchezza della lingua. Gadda dice: la mia penna è al servizio della mia anima e non è fante o domestica della signora, alla signora Cesira o al signor Zebedia, che vogliono suggere dal loro breviario la lingua dell'uso, attenzione, del loro uso di pitta unghie o di fabbricanti di bretelle. Quindi la lingua della banalità, la lingua più, come dire, grigia, più spenta, quella che non dice il pensiero, che non permette di trovare la parola giusta perché il pensiero prenda forma. E allora capite bene che la questione anche delle due proprietà, per la verità sono tre, la varietà, che è importante anche perché tra l'altro Stefano, facendo quasi un eco al Benigni di un celebre festival di Sanremo con Raffaella Carrà, riprende un sonetto magnifico di Belli su quello che a Napoli si chiama il padre delle creature, lo riprende e mostra come ci sia una tale varietà che, ripeto, diventa non un gioco e basta, ma è un modo sempre diverso, sempre ampio, di nominare pezzi e frammenti della realtà. Dunque, la varietà e dall'altra parte la rima. Il discorso sulla rima è un discorso ricco, importante, tra l'altro perché la tradizione italiana, fino a prima di Leopardi, in fondo, è una tradizione tutta giocata sulla rima.
Quando Manzoni, l'anno di grazia 1806, scrive I Carmi Sciolti, fa una difesa del verso libero. Dice: qua bisogna smetterla di usare la rima, perché quando uno sceglie le rime poi va avanti facile, perché mette le parole che gli servono e a partire da questo costruisce il discorso. Quindi ha dei punti fermi che lo aiutano. Quindi invece, se noi evitiamo la rima, diamo maggiore forza al pensiero. Ma Manzoni, dopo il 1810, scrive gli inni sacri, e gli inni sacri sono strapieni di rime. Un clamoroso passo indietro, sembrerebbe, o anche un riconoscimento che esiste una forza, come dire, espressiva della rima, che non si può appunto trascurare, non si può ignorare. Tra l'altro, mi ero segnato questo passo giusto per dare onore al peso che appunto Stefano dà alla rima, un passo scritto da Gesualdo Bufalino, che è una delle difese più geniali e più colorite del valore della rima. Dice Bufalino: la metrica, sistema di travi antisismiche nel maremoto dell'inespresso, sezione aurea dell'infinito. La rima, verbo di Dio che verifica e cataloga il caos, tavola salvagente per nuotare sul diluvio. Beh, se la rima è questa, si capisce perché, come dire, si può scrivere un capitolo intero a favore della rima, a favore della rima e per giustificare come questo. Tra l'altro, anche quando la rima non diventa d'ufficio, succedono cose strane. Voi prendete una delle più belle poesie di Saba, Città Vecchia. Saba appartiene a una stagione in cui non si scrive con la rima, ma la presenza delle rime diventa un vettore di senso. Se noi mettiamo in rima le parole friggitore, amore, dolore, signore, e trovate una fortissima forza aggiuntiva. Friggitore, il panzarottaro, che appunto fa rima con amore e dolore e soprattutto rima con signore, Dio. Come dire, questa maniera di collegare le cose serve a dare forza, potenza, evidenza, serve ad aggiungere un senso alla semplice successione delle parole. Dunque la rima diventa un elemento di senso. Ecco, un elemento di senso è un elemento di forza. Ed è come se solo così Saba potesse celebrare le creature della vita, quelle che lui chiamava così, e potesse celebrare la calda vita. Ecco, quindi da questo punto di vista, allora, tutti i discorsi che Stefano fa, dalla varietà alla rima, alla metafora, per metafora giustamente Stefano riprende la bellissima definizione di Vico, picciol favoletta, che è una definizione importante, perché è come se nella metafora voi metteste insieme universi lontani, campi di riferimento diversi, e congiungendoli foste capaci di dare un'altra immagine della vita, un'altra immagine del mondo, cioè come se poteste diventare capaci di scoprire nessi nella realtà solo in quella maniera, solo attraverso quella connessione di parole. E dunque allora, anche da questo punto di vista, la metafora non è solo, come poteva accadere, ma anche qui insomma ci sarebbe molto da discutere, come poteva accadere nei suoi usi più funambolici nella grande cultura barocca, ma in ogni caso la metafora è un'operazione logica che ci permette di trovare nessi, legami tra le cose, e perciò ci fa vedere un altro lato degli oggetti, un altro lato della realtà. Un'ultimissima cosa. Appunto, avete sentito i discorsi sul congiuntivo, i riferimenti, le tante, battute che ci sono su questo.
Io aggiungerei un altro elemento. Uno dei passaggi su cui Stefano richiama l'attenzione in questa logica, come dire, produttiva, questa logica come dire, conoscitiva della lingua e dei modi con i quali la lingua si può usare, in uno di questi passaggi Stefano richiama due grandi personaggi, Antonio Gramsci e Dario Fo. E ci servono per due ragioni, per una stessa ragione. Perché come si misura il potere? Come si misura l'intelligenza? Come si misura la forza di poter incontrarsi con gli altri e parlarne? Si misura, diceva Gramsci e lo riprende Dario Fo, dal numero delle parole che si conoscono. Un testo di Dario Fo è: l'operaio conosce 300 parole, il padrone 1000, e perciò il padrone vince, perché conosce più parole, ha più modi, come dire, di mettere in scena la realtà. E dunque allora, da questo punto di vista, si capisce anche perché in mano a un suonatore come quello che io ho a fianco, si possa dire, contrapponendo l'inglese, io su questo dovremmo parlarne, non ho una competenza tale per accettare fino in fondo questa operazione musicale, questa contrapposizione musicale, ma dire che l'inglese è rock, l'italiano invece è una lingua da clavicembalo, beh, mi sembra un'altra maniera per sottolineare da questo punto di vista le soluzioni e le direzioni diverse. Vi dicevo allora, la bellezza della lingua si può fare così. Si può fare perché c'è qualcuno che la scopre, perché c'è qualcuno che la vede, c'è qualcuno che la tira fuori, che la esamina, la fa vedere, la rende, come dire, una realtà scintillante. E allora, se è così, questo qualcuno può prendere l'indovinello veronese, quello che si studia alle origini della letteratura, come la prima testimonianza di una lingua che non è più latino e non è ancora italiano. Si può prendere quell'indovinello in cui, ricordate, si parla di un aratro che appunto solca un terreno bianco e lascia un seme nero. Si può prendere quel testo, certo, interpretarlo come si può fare come una immagine della scrittura, ma anche per interpretarlo come l'atto creativo della critica, perché l'atto creativo della critica è quello che, in un processo che non ha mai fine da questo punto di vista, riesce a tirar fuori sensi, riesce a, come dire, procedere in questa interrogazione infinita delle parole e riuscire a, come dire, a recepire ancora qualcos'altro, qualcosa di nuovo, sulla base delle domande che noi, lettori di un altro tempo e di un'altra storia, poniamo al testo. C'è un'ultima domanda, un'ultima questione, scusate, finisco subito. Un'ultima questione: per chi è scritto questo libro? Guardate, non è una domanda banale. Per tutti quelli che si riconoscono, appunto, per tutti quelli che, come dire, leggendolo fanno un viaggio attraverso la possibilità di trovare la bellezza, di intenderla. Ma io credo che ci sia un altro, come dire, un altro obiettivo, come dire, che compare a pagina 181, ed è esattamente quello di cui aveva parlato Anna Maria Palmieri. Cioè, l'altro obiettivo è la scuola. Cioè, questo libro in realtà, in qualche modo, presuppone che ci siano non tanto o solo studenti, ma presuppone che ci siano insegnanti capaci di giocare con le parole, di giocare con le strutture, con le frasi, in maniera tale da far capire che cosa, quanta bellezza ci può essere nella lingua che noi parliamo, nella lingua che, come dire, stabilisce il legame collettivo tra di noi. Quindi è la scuola che ha la responsabilità più grande, perché è quello il luogo nel quale un processo educativo si compie, la responsabilità più grande di, come dire, insegnare che le parole non sono una cosa banale. Le parole sono importanti, e più ne conosciamo,
più pezzi di realtà noi riusciamo a raccontare. E dunque, ancora una volta, come capite, web, tutto quello che volete, ma ancora una volta la funzione della scuola diventa una funzione di cui non possiamo fare a meno. E un libro come questo, in fondo, ci suggerisce anche che esistono tante cose importanti che non possiamo perdere. Grazie. Grazie Matteo Palumbo, e adesso è tempo di dare la parola all'autore, se vuole aggiungere qualcosa. Sembra alle 19.03. Nel mezzo degli step di nostra vita mi ritrovai in location oscura che la best practice era smarrita. Ai, a dirne about è cosa dura, on the road selvaggio si hard e forte che nel mio inside rinnova la paura, tant'è strong che il benchmark è la morte, ma per il tracking del good chi vi trovai dirò delle altre news chi vo scorte. E non sono l'autore, me l'ha mandata oggi un amico, Antonio Zoppetti. Non so se vi piace questo testo che vi ho letto, c'è chi lo può considerare un imbarbarimento e c'è chi lo può considerare un'espressione di creatività. Io sarei a favore della seconda ipotesi, perché la lingua per me è occasione appunto di invenzione. Il libro è stato scritto solo per questo, per sfogare in fondo il mio anelito all'invenzione, la possibilità di essere inventore io stesso con le parole, che è il gioco che faccio sempre con una delle due persone a cui il libro è dedicato, che si chiama Sara, che è mia figlia, e il libro si chiama La più bella del mondo perché è dedicato alla mia compagna e a mia figlia, ma anche perché speravo, come ha ricordato giustamente Nicola De Blasi, che lo comprasse chiunque fosse affascinato dall'idea che potesse trovarvi qualche descrizione di una top model o di una porno star. L'idea del titolo, quindi, suggerita dall'editore e da me disapprovata all'inizio, alla fine l'ho trovata estremamente affascinante, non per motivi solo superficiali naturalmente, anche per motivi seri. Prima comincio dalle cose serie, però, cioè dal fatto che sono commosso perché sono qui a Napoli, nessuno dovrebbe essere profeta in patria, nemo profeta in patria, eppure mi capita che la presentazione napoletana è tra le più affollate, le più belle tra quelle che ho fatto, e vi ringrazio di questo, anche perché mi fate fare quell'esperienza che non ho mai voluto fare e credo che non riuscirò a fare nella mia vita, che è quella del matrimonio. Questa occasione è un po' come un matrimonio per me, perché rivedo tanti compagni di scuola, a partire dalla scuola elementare addirittura, fino a tutti i parenti e gli amici di famiglia. I miei genitori sono sempre bravissimi a convocare tutti i loro amici, che ringrazio tantissimo, perché fanno massa critica e danno l'idea che la presentazione è stata un grande successo. Quindi, prima di tutto, mi sento dentro un contesto emotivo e affettivo anziché intellettuale, ma quando uso queste due parole come opposte, emotivo affettivo da un lato e intellettuale dall'altro, in realtà sto anche dichiarando immediatamente, non so perché la mia voce è diventata così squillante, sto anche dichiarando immediatamente il fallimento del mio libro da un certo punto di vista. A Roma cominciai la discussione dopo la presentazione con intelligenti pauca. A chi è intelligente bastano poche parole, una frase latina che molti di voi conosceranno e che chi non conosce è invitato a cercare subito su Google per approfondirne il significato e le sfumature. Ma volevo dire quello che invece il senso comune di questa frase, come spesso interpretata a scuola, cioè gli intelligenti sono pochi. Il mio libro si voleva rivolgere ai molti e quindi non doveva essere un libro intelligente. Purtroppo coloro che mi hanno preceduto hanno dimostrato in tutti i modi che il libro è intelligentissimo. Ci sono tantissime cose molto sofisticate, sono ovviamente super grato delle tre presentazioni,
ma è chiaro che le tre presentazioni fanno venire fuori quello che è l'estremo fallimento del libro, un libro che è stato scritto da uno che normalmente è un accademico e che scrive per lo più di Ludovico Ariosto e del poema cavalleresco tra 4, 5, 600 volte, ma non va oltre. Ebbene, il tentativo era quello invece di sfuggire alla propria stessa identità, trovarne un'altra, perché la lingua è occasione identitaria, e rendersi conto che la lingua in effetti è tra le cose che più ci definiscono in quanto persone, esseri umani non solo distinti dagli animali in quanto parlanti, ma in quanto appunto con la lingua costruiamo il nostro rapporto con l'altro, il nostro confronto, il modo con cui leggiamo il mondo, qualunque cosa facciamo quando lo andiamo a spiegare o raccontare, a cominciare da ciò che con la lingua non è esprimibile, cioè l'universo delle emozioni. Ebbene, tutto ciò voleva essere una specie di autoconfessione, una storia sentimentale della lingua italiana vista dal proprio punto di vista, con la presunzione che mi caratterizza di sostenere che la lingua italiana è la più bella del mondo perché la parlo io, e quindi la chiave è naturalmente quella della costruzione del soggetto. In effetti, cito qui per fare un omaggio a una mia zia che è presente in sala, Carlo Michael Statter, uno dei più grandi filosofi italiani di inizio Novecento. Nel momento in cui ci confrontiamo con la vita non c'è nessun modello a cui ci possiamo conformare, perché non esiste altra vita se non la nostra. Tocca a noi costruirci la nostra stessa vita, non ci sono due vite uguali, non c'è un modello preconfezionato e predefinito. Michael Statter usa però una parola per definire la costruzione della vita, e questa parola è lingua. La mia vita sarà la lingua che io mi invento, l'unico modo che ho di vivere una vita che sia unica, cioè mia, cioè diversa da quella degli altri, è inventarmi la lingua che do alla mia vita, la lingua con cui racconto la mia vita, la lingua con cui la mia vita si fa racconto, cioè esperienza di vita, esperienza della vita attraverso la lingua. Ebbene, il professor De Blasi mi ha entusiasmato proprio perché mi ha invitato a riflettere su quanto la lingua in effetti sia costruzione di esperienza e non soltanto manuale di istruzioni per l'uso. La lingua diventa l'occasione con la quale ciascuno di noi appunto si confronta con la propria unicità e identità, il sé. Quindi, che l'affermazione di soggettività passa necessariamente per l'acquisizione linguistica, che è il proprio rapporto con la lingua, a cominciare dal mio che ve lo propongo, ma a proseguire col vostro, perché il libro, una volta che uno l'ha scritto, in effetti non dovrebbe più essere discusso dall'autore, ma soltanto dagli altri, e gli altri che lo hanno fatto stasera, secondo me lo hanno fatto benissimo, risalendo anche alle mie storie personali, come ha fatto Anna Maria Palmieri, che ha cominciato ricordando quanto noi due fin dall'inizio siamo stati complici e in competizione. E il mio libro in fondo, come al solito, voleva essere anche una sfida, cioè complice in competizione con chiunque, ma in particolare con gli interlocutori ovvi e naturali di un libro del genere, cioè coloro che si occupano di storia della lingua italiana, i linguisti, i glottologi, perché il libro è scritto da un non linguista, è un'invasione di campo, e come tutti sapete nell'Accademia italiana e in generale nella cultura italiana le invasioni di campo sono proibite, ma io ho ritenuto di doverla fare perché appunto l'idea che la lingua fosse un patrimonio da affidare ai soli specialisti era secondo me un impoverimento clamoroso del discorso sulla lingua, indipendentemente dal fatto che storici della lingua, linguisti e glottologi lavorano benissimo nella specificità del loro settore, ma la lingua diventa appunto discorso della persona, acquisizione di identità e confronto col mondo. Funziona allora la lingua soltanto quando non è effettivamente così pura come si pretende. Proprio perciò io non ho nessuna difficoltà ad accettare la presenza di anglismi nella lingua italiana e la possibilità che la lingua si modifichi, che Rubentus venga inventato dai fiorentini quando Baggio venne acquistato, lo sapevo, ma mi è piaciuto di più fare un omaggio alla mia origine napoletana, perché questo libro in effetti è il libro nel quale più sono napoletano, pur non avendo nel mio modo di parlare, ahimè, nulla di napoletano, perché appunto è un libro identitario, cioè un libro che ha a che fare con il confronto con quelle che sono le proprie origini, con la lingua che può essere lingua della mamma e lingua appresa, ma è certamente lingua costruita, e costruita significa appunto inventata, che è l'invenzione del sé.
È solo quando la lingua allora si contamina, come diceva Marcel Proust, che si può scrivere veramente letteratura. La lingua si fa allora dimensione creativa, linguaggio. Se scriviamo come se scrivessimo in una lingua straniera, potremo essere scrittori, dice Proust. L'obiettivo è proprio questo, invitare tutti ad essere scrittori di sé, invitare a usare la lingua come occasione di creatività, di confronto e di dialogo. E proprio perciò, e questo nel libro non c'è, quello che mi sembra il momento centrale da cui si può partire a Napoli per una riflessione sulla lingua, è un passo di un film che tutti ricorderete, Il Postino, nel quale si ha l'ultima grande prova d'attore di Massimo Troisi, che interpreta Mario Ruoppolo, che è un postino che va a trovare ripetutamente, perché gli porta la posta, un esule cileno che è un grande poeta, Pablo Neruda, nell'isola di Procida. A Neruda il postino, Mario Ruoppolo, Massimo Troisi, chiede il segreto della parola perché vuole scoprire che cos'ha quest'uomo che è esule, che non può parlare la sua lingua e che comunque riesce a parlare in maniera così profonda e comunicativa al di là dell'appartenenza linguistica, al di là della sua stessa presenza nella sua terra. E il segreto è appunto quello della metafora, una parola complicata per Mario Ruoppolo, che non sa cosa sono le metafore e vuole scoprirlo. E Neruda glielo spiega dicendo che il cielo piange, può voler dire qualcosa, e Troisi non ha difficoltà a capire che vuol dire che piove, e quindi capisce il concetto di metafora fino a diventare tanto bravo da usarle lui stesso per corteggiare la ragazza che gli piace, che è Maria Grazia Cucinotta, che interpreta una donna che nel film si chiama con nome parlante Beatrice. Quando Maria Grazia Cucinotta, alias Beatrice nel film, torna a casa, c'è la mamma che l'aspetta e che subito le chiede: cosa avete fatto? E lei risponde: non cosa abbiamo fatto, abbiamo detto. No, io voglio sapere i fatti, non le parole. Abbiamo detto le metafore. Ah, ora si dice così, risponde la mamma, che non ha capito naturalmente a cosa si riferisca la figlia, e quindi la picchia selvaggiamente e poi va in chiesa a pregare perché la figlia sia perdonata. Ora, appunto, l'idea di poter ragionare sulla lingua come strumento di espressione senza dover dipendere per forza dalle parole di altri, come fanno alcuni miei amici che parlano spesso con parole inglesi perché si ritengono più autorevoli a usare l'inglese, quando dovrebbe essere invece una scelta loro, indipendentemente da qual è il modello culturale dominante, perché se dico slide anziché diapositiva perché scelgo di dire slide è una mia forma espressiva, ma se dico slide anziché diapositiva perché non so che esiste la parola diapositiva o me lo sono dimenticato o in quel contesto non sono più in grado di recuperare la parola, allora sì, è sudditanza culturale. Ma se lo fa un mio amico che è qui in sala, che parla dei vini con tutto il linguaggio del branding, invece io sono entusiasta perché so che sta facendo una sua scelta umoristica. Ecco, la dimensione plurale della lingua e la possibilità che la lingua faccia conoscere ciascuno di noi in maniera nuova e diversa e magari più vicina all'altro, ma anche più capace di essere se stesso, era l'obiettivo del mio libro, e ringrazio tutti i presenti per averlo discusso e averci ascoltato. Grazie a tutti di essere intervenuti a questa presentazione, ringraziamo anche l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che ci ha dato la possibilità di ospitare questa presentazione, grazie a tutti i presenti anche a questo tavolo di essere intervenuti. Grazie.